Altro giro, altra corsa, ragazzi. Oggi grande fame, fa freddo. Per pranzo faccio una super ricetta con la bottarga. Quindi spesa e ci vediamo tra poco in cucina. Ciao! Ci siamo? Possiamo partire? Molto bene, ragazzi. Partiamo da un ingrediente che è questo. Sua maestà, la bottarga. Può essere di due tipologie, di muggine o di tonno. In questo caso abbiamo una bottarga di muggine, probabilmente proveniente dalla Sardegna. Cosa facciamo? Linguine con bottarga. Molti la bottarga la mangiano insieme alle vongole, insieme ai ricci di mare. Gente che ama il mare non lo ama. In realtà io metto la bottarga insieme al pomodoro. Viene benissimo perché è acida e ci sta alla grande. Iniziamo a preparare il nostro sugenji. Girettino d'olio. Olè. Pomodorini. Dopo. Aglio. Ora. Peperoncino. Voilà. Un po' di acciughettine. Voilà. E iniziamo a far andare il nostro sughettino. Vai, acquetta. Guarda che bellezza. Pronti, andiamo con i pomodorini. Pomodorini, temperatura bella alta. Adesso li dobbiamo soltanto fare dolcemente andare. Dolcemente andare. Facciamo che si insaporiscano. Così non riesco a cucinare, però ragazzi, perché è tutto sporchino. E quindi voglio dare una pulita al mio banco come i veri chef. Pop, 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 pop. Passatina che si lavora meglio. Un secondo. Ah, vi state approfittando di questo fuori onda per far vedere a tutti quanto sono babbo? Sì. Lo state facendo nel modo giusto. Andiamo avanti con la cottura. I nostri pomodori hanno preso un bel po' di sughetto. Adesso li mettiamo qua dentro. Prendiamo una pinzettina, sarà molto più facile. Poi, così si fa un po' prima. E frulliamo. E torniamo in padella. Lui è scappato. È destino che lo mangi prima. C'è un bel saporino di acciuga. Mandare il nostro sughettino. Molto piano, piano, piano. Questo è il primo vero trucco per rendere questa pasta cremosa. Un pochino di burro. E facciamo andare. Con tanta dolcezza e pazienza. Guarda come inizia a sciogliersi. Vedi il burrettino. Adesso questo sughettino inizia a cantare, capito? Arriva un po' di profumino? È arrivato il momento di buttare la pasta. Acqua già salata. 3, 2, 1, olè! 2 minuti e mezzo, 3 massimo. E poi la tocchiamo al sugo. E completiamo la cottura. Linguina che bolle. Sughettino che va. Andiamo avanti con il nostro sugo, non perdiamoci. Ok? Che la gente piace vedere cosa c'è dietro. Linguina più che spaghettino sta andando. È ancora un po' indietro, quindi devo avere ancora un paio di minuti di pazienza. E poi lo tuffiamo. Piace così, suave, suavemente. Alla linguozza, che è ancora bella al dente. Poco basso, prendiamo la linguina, che non ha ancora ultimato la cottura ovviamente, perché va mantecata in padella, lo sanno tutti che la pasta bisogna finirla in padella. Andiamo a far continuare ed ultimare la cottura della pasta insieme al nostro sughetto. Rumore c'è, inizia ad andare. Girettino. Si formerà una cremetta che ve la racconto, senza panna, senza formaggio, senza niente. Questa va da sola per 3-4 minuti. Poi grattiamo lei, un po' di limone e il gioco è fatto. Perché voi avete idea che questo piatto l'ha mangiato veramente poche persone. E voi siete tra quelle che possono guidarselo. Perché rifarlo uguale è impossibile. Impossibile rifarlo uguale. Cioè, nessuno è mai riuscito a fare il cerchio a mano libera come Giotto. La stessa cosa vale per questo piatto con la bottarga. Potete provare a fare con gli stessi ingredienti nello stesso modo, ma non sarà mai fatto come l'ho fatto io. Dai, bottarga la stiamo un po' spelando il suo involucro esterno, di modo che non ci finisca dentro al piatto. Raga, è una bomba. Vi assicuro che l'aspetto è pazzesco. Guardate che bello.
Ragazzi, manteca, scorzetta di limone, mi raccomando, evitate la parte bianca perché è quella che dà un po' di amarognolo e a noi l'amarognolo non ci piace. Qua ti pulisci un po' la bocca questo limone. Pop 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 pop. Ok. Poi bottarga. Non lesinate. Una pasta alla bottarga, bisogna metterne quanto basta. In questo caso quanto basta è tanta. Ok, stai vicino adesso, non andartene perché ho proprio bisogno di te. Fuori dal fuoco, il sugo si è un po' rappreso. Vedi com'è cremosino, guarda che sughetto. Guarda. Guarda. Un po' di sughettino qua. Mi è caduto un pezzetto e lo mettiamo qua. Qualche foglioletta di basilico, ci sta alla grande, ci sta davvero molto bene. Giretto d'olio, avete capito che è molto importante l'olio. Raga, piatto pronto, veloce, mangiarlo il prima possibile, sennò si raffredda, accompagnarlo con del vino bianco perché pesce, anche se un buon bicchiere di vino rosso ma ci sta bene lo stesso. Quelle qua, che meraviglia. Foto le abbiamo fatte, assaggiamo. Vi ricordo che se vi piacciono le mie ricette o quelle dei miei colleghi Chef in Camicia, potete seguire il nostro canale Chef in Camicia su YouTube, ma anche su Instagram e Facebook. E se volete commentate qui sotto e diteci cosa vi piacerebbe cucinassimo per voi. Alla prossima! Buono, 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 buono.